E chiudiamo con la pallavolo, salutiamo con le notizie che riguardano Yekaterina Antropova, neopposto della nazionale femminile, giocatrice nata in Islanda da giocatori russi ma cresciuta in Italia, neocittadina italiana accolta dalla nazionale azzurra di Mazzanti, ha iniziato la sua carriera nella Green Warriors Sassuolo, oggi gioca nella Savino del Bene Scandicci con due coach modenesi, Enrico Barbolini, il suo primo coach a Sassuolo, oggi Massimo Barbolini, il suo coach nella formazione toscana. Ha ringraziato entrambi. Noi sentiamo Massimo Barbolini, intervistato per noi da Fabrizio Monari. Buona visione dell'intervista e buon proseguimento di serata con i programmi di TRC. Io, avendo giocato soltanto in due squadre, per ora in Italia, ho avuto quasi due allenatori, tutti e due Barbolini, a cui anche a loro sono molto grata di aver contribuito a avermi formato. È un piacere per un allenatore sentirsi ringraziare da un atleta. Io sono qua, ho quasi ai 40 anni di carriera e ti dico onestamente che non capita tutte le volte. Questo attesta anche, ecco, le qualità anche umane della ragazza, che penso che non siano assolutamente da trascurare, non tanto per i ringraziamenti, ma in generale per l'educazione e il modo di essere. È una ragazza sicuramente che ha tutti i presupposti per fare bene. È una ragazza che sta crescendo a vista d'occhio. Penso che le mancasse questa la possibilità di avere di avere tante estati con una nazionale, poi di altissimo livello come quella italiana, per poter iniziare a fare un passo ulteriore nella sua crescita. Lei è una ragazza anche molto, diciamo, anche fredda nel senso positivo nel gioco. Lei è una ragazza che non è che si fa tradire tanto dall'emozione, si lascia tradire dall'emozione, una cosa molto importante. È normale che però in certe situazioni un po' le emozioni vengono a galla, per cui è sicuramente, come ho detto, per lei un risultato molto importante ed è, secondo me, è solo l'inizio di una bella esperienza che avrà con la nazionale.